Il 12 dicembre scorso il mare in burrasca colpì violentemente la Riviera delle Palme. Ingenti i danni causati, palme sradicate, strutture fuori uso e decine di metri di spiaggia risucchiati dall'acqua. Solo qualche giorno fa la Regione Marche è riuscita a stimare i danni provocati a 25 comuni costieri, in modo tale da poter ripartire i 100 milioni di euro stanziati dal governo nazionale per l'emergenza maltempo. A tal proposito il comune di San Benedetto ha stimato i danni al patrimonio pubblico per circa 1 milione di euro. Una cifra che comunque non risolve un problema, malgrado il ripascimento, se non ci sono delle scogliere efficaci, l'erosione della spiaggia sarà inevitabile. È normale che se si fa il riporto della sabbia senza prima usufruire, diciamo, di queste scogliere e rialzarle, è un lavoro inutile che non serve a niente. Tutto sommato vedo che adesso qualcosa stanno facendo, anche se qui da noi come zona, come arenile, diciamo, siamo abbastanza profondi, non abbiamo questi problemi, però qui nel nostro circondario già si vede i danni che hanno fatto, che hanno portato, diciamo, queste mareggiate ultime, anche con la nostra profondità di 100 metri che abbiamo di arenile, con le ultime mareggiate, diciamo, di 20 giorni fa circa, l'acqua è arrivata proprio a ridosso al nostro stabilimento. Le scogliere soffolde non hanno retto l'impatto del mare, perché le mareggiate successive, che sono state un paio, a memoria di alcuni pescatori, mi dicono che sono 20 anni che non avvenivano. Quindi la forza del mare è riuscita a erodere tutta l'operazione di ripascimento effettuata con quell'operazione di dragaggio del porto, e il mare si è ripreso tutto quello che gli era stato tolto praticamente. E gli ultimi lembi della mareggiata sono arrivati dentro gli chalet, portando sabbia dentro gli chalet, e quest'anno purtroppo nella stagione estiva salteranno molte file di ombrelloni ovviamente. Certo. Anche Sandro Assenti, il patron dello stabilimento Bagni Andrea, stima così i danni delle ultime mareggiate. San Benedetto ha avuto dei danni, come penso tantissime altre località limitrofe, sempre dalla costa. Anche io personalmente nel mio Bagni Andrea ho avuto dei problemi, perché avevo messo tutte pedane, che bene o male si sono alzate tutte, perché chiaramente con la sabbia. Quindi insomma l'acqua è arrivata addirittura allo chalet? Sì, no, è arrivata fino a sotto lo chalet, tanto che nel bar, che sta praticamente vicino al marciapiede, noi abbiamo dovuto levare fango per 3-4 giorni, ho dovuto mettere una squadra per togliere proprio dentro lo chalet, quindi diciamo che ha coperto quasi tutta la sabbia che stava nella zona nord dove stiamo noi, sembrerebbe che sia la zona un po' più danneggiata. Insomma, l'appello è uno solo, servono delle scogliere efficaci, anche se il ripascimento è un palliativo che può dare buoni risultati. Mentre le barriere dovrebbero risolvere quasi definitivamente il problema, e in certe parti l'hanno anche risolto, basta vedere a Porto d'Asco dove sono centinaia di metri di spiaggia, il fatto di aver messo questa sabbia, no? In pratica è un palliativo per farci fare la stagione, e secondo me è servito tantissimo. Cioè, secondo me abbiamo avuto, tutti quanti i miei colleghi l'abbiamo sempre ribadito, una maggiore ampiezza, una maggior lunghezza di spiaggia con questa opzione. Sembrerebbe quest'anno, parlando con l'amministrazione, vogliono di nuovo fare una cosa del genere, però non prelevandola più dal porto, che era un fatto, da quello che so, un po' occasionale, perché al porto, non so se sia al corrente, hanno tolto la sabbia dentro al porto perché era troppo bassa, e l'hanno messa nella spiaggia. Quest'anno sembrerebbe che la sabbia dovrebbe essere la stessa di San Benedetto, dove in certe zone è molto più ampia, e riposizionarla nella zona dove appunto si ha più bisogno. Ma io ritengo che la sabbia abbia avuto un grande risultato l'anno scorso, da maggio fino a settembre. Poi è chiaro, se arriva la mareggiata si porta via tutto.